Buongiorno, buongiorno a tutti, agli amici e alle amiche del Titolo TV. Oggi approfondimento scientifico, dove dalla puntata, dal tema della puntata è la medicina alternativa. Intanto do il benvenuto al professor Giampiero Gualtiero Nicolini, vicepresidente nazionale dell'Associazione Sclerosi Multipla, albero di COS, e al dottor Paolo Giordo, laureato in medicina e chirurgia e filosofia della medicina, specializzato in neurologia ed esercita la libera professione nell'ambito delle medicine non convenzionali. Ha conseguito diplomi in medicina psicosomatica, in bioenergetica medica, in omeopatia e omotossicologia. Ha studiato Ayurveda e floriterapia di Bach. Ha inoltre al suo attivo numerose pubblicazioni su riviste su argomenti riguardanti l'alimentazione naturale, la medicina olistica e la filosofia della medicina. Buongiorno a tutti e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei, a voi. Buongiorno. Allora, dottore, io la ringrazio come ringrazio il direttore del Titolo per questo incontro un po' particolare. Lei è un neurologo comunque, appunto, come dicevo, un po' particolare perché i neurologi di solito curano i malati della sclerosi multipla e anche della CCSVI nella sclerosi multipla. Lei ha fatto una scelta diversa, perché il 90% dei neurologi, se non di più, sono orientati verso delle prescrizioni di farmaci, non cito ovviamente i nomi, ma che hanno almeno in vari casi degli effetti collaterali che ovviamente molto spesso sono pesanti. Ecco, volevo chiedere, dottore, visto che lei porta avanti un discorso molto interessante di medicina diversa, medicina alternativa. Come si può curare la sclerosi multipla in maniera alternativa con la medicina naturale? Completo la domanda. Molto spesso abbiamo sentito parlare, ad esempio, del metodo Cusmin, che riguarda un discorso legato all'alimentazione. Può chiarirmi questo aspetto? Grazie. In effetti, non è tanto un problema legato alla sola sclerosi multipla, quanto un atteggiamento della medicina moderna, appunto, di creare una patologia e un farmaco. Quindi tutto questo ovviamente non prende in considerazione lo stile di vita, che è fondamentale, anche perché noi viviamo immersi in un contesto di natura. Anche se la natura è molto modificata, molto cambiata rispetto a secoli fa, però le nostre risposte biologiche sono più o meno le stesse. Modificare lo stile di vita significa rendersi più armonizzati con la natura che ci circonda. Quindi la sclerosi multipla può riconoscere degli aspetti multifattoriali, anche perché non è una malattia che può avere una sola causa, viene considerata una malattia autoimmune, ma questo processo autoimmune normalmente poi non si sa da dove comincia e dove finisce. È una malattia quindi considerata multifattoriale in cui ci sono molte cause genetiche, nutrizionali, disintossicazione eventuale del nostro corpo e del nostro organismo che possono concorrere a formare o fornire l'innesco per questa patologia. Il metodo Cusmine che lei ha citato, appunto, è un vecchio metodo, vecchio particolarmente perché risale ai primi decenni del Novecento. La dottoressa Cusmine, anche lei aveva capito che l'alimentazione, pensate che ci stiamo parlando dei primi del Novecento, primi decenni, era profondamente modificata e si stava continuamente modificando, cioè la raffinazione dei cibi, l'idrogenazione degli oli e delle altre sostanze naturali, faceva sì che il nostro corpo non riconoscesse e il nostro sistema immunitario non riconoscesse queste sostanze e che attivasse dei percorsi di tipo immunitario che potevano condurre alla malattia. Ora, tutte le malattie degenerative, neurodegenerative e autoimmuni, secondo la Cusmine, prendono inizio da questa mancata capacità del nostro organismo di riconoscere fondamentalmente gli aspetti biologici degli alimenti che noi introduciamo. Quindi lei già ha
pensava e auspicava un ritorno alla alimentazione dei loro nonni, e quindi sarebbero anche dei nostri bisnonni, dove la capacità di essere più vicini alla natura forniva degli alimenti più vivi, più vitali, e quindi in grado di generare delle azioni molto più fisiologiche nel nostro organismo. Quindi senza l'intossicazione di tutte le altre cose, additivi alimentari, eccetera, che il nostro corpo progressivamente ha accumulato nel corso dei decenni. Quindi il cusmine è un ritorno all'antico, diciamo, un ritorno a sostanze naturali, sostanze biologiche non inquinate, agli oli non scaldati, quindi che non avessero perso tutta la loro capacità biologica e nutrizionale, e così via. Soprattutto perché, specie gli oli, la dottoressa Cusmini metteva l'accento soprattutto sugli oli, quindi la mancata raffinazione degli oli e la mancata produzione a caldo degli oli faceva sì che le nostre cellule hanno bisogno, diceva, per scambiarsi e per produrre anche la mielina, che è la struttura che avvolge le nostre fibre nervose, servissero degli oli, acido linoleico, linolico e così via, che in ogni caso il nostro corpo può utilizzare per formare le strutture e riparare eventualmente anche dei danni che si sono accumulati nel tempo. Quindi la Cusmine organizza un metodo alimentare particolare di ritorno alla natura, di vicinanza alla natura, oppure di vicinanza al tipo di alimentazione dei nostri nonni, che, o bisnonni o trisnonni a seconda del periodo in cui si parla, dove appunto la terra forniva principalmente gli elementi naturali che il nostro corpo utilizzava. Oggi purtroppo l'ambiente è totalmente modificato, quindi anche la Cusmine stessa ha più difficoltà per essere inserita in un'alimentazione moderna. Benissimo, dottore, la ringrazio. Noi come Albero di Cos ci chiamavamo, e ci chiamo anche nelle studi regionali, CCS, Win e la sclerosi multipla, perché anche noi quindi siamo alternativi ai farmaci, nel senso PTA, eccetera. Comunque, restando sempre nel campo della sclerosi multipla, sappiamo che eventi importanti e gravi come un lutto, ma anche come la nascita di un figlio, quindi positivi, comunque lo stress in generale hanno un'importanza importante, scusate, hanno un problema importante sulle ricadute. Ecco, quindi questo, soprattutto che stress, come possiamo intervenire secondo lei? Effettivamente lo stress è un grande nemico, forse quasi più degli inquinanti alimentari che ci sono. L'organismo ovviamente possiede dei meccanismi per proteggersi e adattarsi di fronte a delle situazioni stressanti, ma non sempre questi strumenti possono essere utilizzati. Il meccanismo dello stress è un meccanismo ancestrale, è un meccanismo di risposta a un problema ambientale, e quindi tutti gli stress, diciamo, originariamente erano destinati a durare poco. Il concetto appunto di combatti o fuggi, fight or flight, era quello appunto che viene biologicamente adottato, e il nostro organismo mette in produzione degli ormoni, quindi una situazione ormonale particolare che permette all'essere umano di far fronte a un pericolo imminente. Purtroppo oggi, essendo mutate le condizioni ambientali, noi non abbiamo più da combattere con belve feroci o difenderci da particolari aggressioni esterne. Adesso lo stress è diventato cronico, quindi è la cronicizzazione dello stress che fa sì che il nostro organismo continui a mettere in produzione degli ormoni, un primo tra tutti il cortisolo, che è l'ormone dello stress. E il cortisolo, appunto, si sa che alla lunga cosa fa? Deprime il sistema immunitario, oppure lo squilibra, e inoltre è anche tossico a livello del cervello. Quindi tutte queste produzioni
continue di stress, che poi sono accompagnate da altri fenomeni più immediati, cioè uno vive in uno stress cronico, ma questo non impedisce che possa avere anche degli stress acuti, quindi acutamente possa essere, non so, soggetto a lutti familiari, perdite di lavoro, gravi problemi coniugali, eccetera, che possono aggravare ulteriormente questa situazione. E in effetti si sa come lo stress agisca direttamente, non indirettamente, sulla neuroinfiammazione, quindi provoca tutta un'attivazione delle cellule infiammatorie anche a livello del cervello, perché di questo adesso ci stiamo occupando, che può far sì che inneschi l'inizio di una patologia, l'esordio, oppure una progressione, una ricaduta, ad esempio per quanto riguarda la sclerosi multipla. Quindi lo stress è fondamentalmente legato alla sclerosi multipla in una catena bidirezionale. Benissimo, professore. Un'altra domanda, so che lei segue anche il metodo Coimbra, anche in questo momento particolare di pandemia si parla tanto quindi di vitamina D, dell'importanza di questa vitamina. Mi può chiarire il metodo Coimbra e l'importanza comunque della vitamina D? Vitamina D è un ormone steroideo, nonostante sia chiamata vitamina, comunque fa parte della... Può parlare un po' più vicino al microfono, dottore, perché si sente poco. Grazie. Nonostante sia chiamata vitamina, fa parte della famiglia degli ormoni, ormoni steroidei. E la vitamina, noi abbiamo una grande carenza di vitamina D oggi, è una cosa purtroppo abbastanza diffusa. Perché? Perché la vitamina D viene formata principalmente con l'esposizione ai raggi solari, ma oggi come oggi noi viviamo, non viviamo più come una volta a contatto col sole, all'aria aperta, pochi vestiti addosso e quindi con la maggior parte della pelle esposta ai raggi solari. Oggi viviamo tutti vestiti, soprattutto in case, scuole, uffici, fabbriche, macchine, eccetera, dove non c'è questo quotidiano corretto approvvigionamento di vitamina D. Quindi la vitamina D è uno dei principali immunoregolatori, è un potente ormone immunoregolatore, nonostante per anni sia stata molto parzialmente conosciuta con un meccanismo che doveva far fronte a curare o migliorare l'osteoporosi o i problemi dello scheletro. In realtà le sue funzioni principali sono state scoperte soprattutto negli ultimi 20 anni, dove si è visto che regola il sistema immunitario e soprattutto è fondamentale la sua azione nelle malattie autoimmuni, perché va a regolare e a pacificare quella classe di citochine, praticamente le TH17, che sono responsabili dell'innesco della patologia autoimmune. Quindi è un regolatore e un pacificatore del sistema immunitario. Soprattutto, dicevo, ovviamente la carenza di vitamina D in generale porta a dei fattori di rischio cardiovascolari, ipertensione, tumorali, anche addirittura a livello psichico, quindi dà anche una depressione stagionale la carenza di vitamina D, non per niente durante l'inverno l'esposizione solare è ancora minore e l'approvvigionamento di vitamina D fa sì che la persona possa sviluppare anche uno stato depressivo. Poi, oltre a questo, la cosa fondamentale da dire è che nelle malattie, il suo ruolo nelle malattie autoimmuni. Le malattie autoimmuni, appunto, sappiamo tutti che la reazione autoimmune è una reazione dove il nostro corpo, oppure le nostre cellule, alcune strutture del nostro corpo vengono aggredite sempre da altri tipi di cellule del nostro corpo, come se non le riconoscesse come proprie, e quindi bombardandole e creando infiammazioni, creando problemi a seconda di dove si trova. Nel caso del cervello, appunto, la mielina è uno dei target, dei bersagli preferiti dalla reazione autoimmune. Quindi la vitamina D serve a pacificare il sistema immunitario, serve a far in qualche modo
regredire la reazione autoimmune e quindi fermare la progressione della malattia. Certamente, siccome le persone che hanno patologie autoimmuni hanno probabilmente dei deficit maggiori di vitamina D, soprattutto oppure in una delle catene di attivazione della vitamina D, perché sappiamo che la vitamina D dall'assorbimento cutaneo, quella ovviamente quando si assorbe attraverso la luce del sole, viene processata, viene attivata soprattutto a livello epatico, a livello renale, a livello dei globuli bianchi, eccetera, fino a diventare nella sua forma attiva, che è quella che sviluppa poi i principali processi di regolazione immunitaria. Ecco, in una di queste catene di attivazione la persona con patologie autoimmuni ha dei problemi. Per vincere questi problemi cosa si deve fare? Si deve somministrare la vitamina D a dosaggi più elevati. Ovviamente oggi la dose giornaliera raccomandata è ancora di 600 unità internazionali, che è una cosa ridicola. Tutte le dosi giornaliere sono formate in modo da prevenire la malattia collegata alla carenza della tale vitamina. Ad esempio, la vitamina D è detta anche antiscorbutica, per cui preveniva antirachitica, per cui preveniva il rachitismo. La vitamina C invece preveniva lo scorbuto, che è altra una malattia generale e che ha mietuto tante vittime, e così via. Ci sono tante malattie legate a questa. Ma oltre alla prevenzione della malattia ad essa collegata, quindi il rachitismo nella vitamina D, diciamo che non si prendono in considerazione tutte le altre attività che la vitamina D può avere. È per questo che l'addosaggio giornaliero raccomandato è assolutamente insufficiente per poter esplicare queste azioni. Quindi lo target principale, lo scopo principale oggi della vitamina D non è quello di evitare il rachitismo, che ovviamente il rachitismo nella nostra società non esiste praticamente più, ma quello di regolare il sistema immunitario, e noi oggi abbiamo disattivato la maggior parte dei nostri sistemi di autoregolazione e di immunoregolazione. Primo, con la vitamina D. Secondo, con la perdita del potere nutrizionale degli alimenti, e mi rifaccio qui alla dottoressa Cusmine, dove ovviamente tutti gli alimenti ormai hanno perduto sempre di più il loro contenuto di minerali e di sostanze che potevano contribuire a regolare ed attivare il sistema immunitario. Terzo, la melatonina, anche la melatonina stessa, che è un ottimo immunoregolatore e che noi stiamo perdendo la capacità di produrla. Perché? Perché ovviamente noi, il nostro corpo biologicamente è regolato in un ritmo luce-buio, sonno-veglia. Ebbene, quando è buio il nostro corpo dovremmo andare a letto. Oggi questa cosa è completamente stravolta, quindi la notte si vive più che di giorno spesso. In più tutti gli apparati tecnologici, dal computer, telefonini, televisori, eccetera, non fanno altro che ridurre la produzione di melatonina del nostro cervello. Quindi dall'inizio alla fine tutti i nostri sistemi di regolazione immunitaria stanno saltando, e allora c'è bisogno effettivamente di ripristinare questi sistemi. La vitamina D, come dicevo, è una vitamina fondamentale, un ormone fondamentale per regolare questo sistema. Nelle malattie autoimmuni va presa in dosaggi elevati, ovviamente senza paura della tossicità, perché ormai abbiamo sempre questa paura che la vitamina D faccia male ai reni, calcifichi le arterie e cose del genere. Non è assolutamente vero. Se si seguono certe regole, è ovvio che la vitamina D fa anche assorbire il calcio, per cui noi oltre alla vitamina D dobbiamo anche fare una dieta con un minor introito di calcio. Normalmente si escludono i latticini nel metodo Coimbra. Si deve bere molta acqua, soprattutto un'acqua povera di calcio, per diluire eventuali eccessi nel sangue. Con queste poche semplici regole
si possono evitare qualunque effetto collaterale della vitamina D e si può prendere in sicurezza, si possono prendere anche dosi elevate. Io ho già fatto uno studio alcuni anni fa che ho presentato a un congresso in Sicilia dove ho verificato per 3 anni di seguito un numero di 100 pazienti verificando la funzionalità renale e la calcemia, il paratormone, eccetera, periodicamente per 3 anni. Bene, questi, i loro reni erano sanissimi, non hanno mai avuto nessun tipo di problema. Quindi anche qua dobbiamo rivedere un pochino quelle che sono state le nostre concezioni più vecchie, che la vitamina D sia tossica se si superano le 600 unità. Questo non è assolutamente vero. Benissimo, dottore. Un'altra domanda, e ci avviamo alla fine perché abbiamo solo 30 minuti. Volevo chiedere qualcosa sulla terapia chelante, perché molti pazienti nostri ci chiedono appunto anche questo tipo di intervento. Certo, la terapia chelante tra l'altro è molto ben accoppiabile alle PPA che si fanno nelle CCSY, quindi alle disostruzioni. Perché? Perché la terapia chelante ha due funzioni principali. Prima quello di rimuovere i metalli pesanti dall'organismo, o meglio, li rimuove dai tessuti e dal sangue poi vengono avviati all'escrezione urinaria attraverso dei chelanti che possono essere vari a seconda del tipo di metallo in eccesso. Seconda, ha la funzione di rielasticizzare appunto le fibre collagene, quindi di rendere soprattutto i piccoli vasi, che sono quelli più che hanno un ruolo fondamentale soprattutto nella microcircolazione e nella perfusione dei tessuti. Rielasticizzando i piccoli vasi si ha una maggiore portata sanguigna e quindi una maggiore ossigenazione dei tessuti. La terapia chelante è fondamentale in questo, soprattutto perché oggi effettivamente molto frequentemente noi siamo inquinati da metalli pesanti, specie nelle grandi città, perché tra ciò che respiriamo, beviamo, mangiamo, eccetera, ormai i metalli pesanti sono diffusi in tutte le nostre, tutto ciò che noi quotidianamente, con cui veniamo a contatto. E cosa fanno i metalli pesanti? Possono effettivamente aumentare lo stress ossidativo, quindi aumentare questo grado di infiammazione generale dei tessuti, per cui quando noi li controlliamo, li riduciamo nel nostro organismo, allora funzionano molto meglio questi tessuti e quindi funziona meglio tutta la nostra, il nostro sistema biologico. Dottore, io ho una curiosità. Lei praticamente si è specializzato in omeoterapia, agopuntura, fiori di Bach, eccetera. Poi abbiamo sentito adesso i vari metodi. E quando un malato si rivolge a lei, ovviamente ha a disposizione tutta una serie di medicina alternativa, chiamiamola così. Quindi praticamente lei, quando visita un paziente, è in grado di scegliere, tra virgolette, scusi se questa domanda, tra i vari possibilità di intervento, giusto? Esatto, infatti spesso le terapie vanno adattate al paziente, soprattutto le medicine non convenzionali non sono uguali per tutti. Indicano una strada, ma questa strada va soprattutto ritagliata su ogni singolo paziente e sulle singole necessità di ogni singolo paziente, cosa che purtroppo nella medicina moderna è un farmaco vale per tutti e questo purtroppo non sempre ha azione, ha efficacia. Ecco, nel ricordare che il dottor Giorgi, che abita a Grosseto, visita oltre che nella sua città marimmana, Roma, Firenze, Milano, quindi come libero professionista, devo anche sottolineare che ha dato alle stampe moltissime pubblicazioni del settore. Ecco, stiamo aspettando una nuova pubblicazione, oppure ci può parlare ad esempio dell'Alo, è una delle che ha avuto, credo, maggiore successo. Certo, no, dico che il libro sulla vitamina D che ha avuto grande successo, hanno fatto già 3 ristampe ed è in programma la quarta. E poi quello che sto scrivendo, che probabilmente entro la primavera, inizio dell'estate dovrebbe essere pronto, è un libro sulla vitamina C. C come Como, cioè praticamente le verità nascoste della vitamina C, un'altra vitamina completamente ignorata,
e che ha delle potenzialità immense. Bene, io siamo giunti alla fine di questo nostro incontro, la ringrazio moltissimo, come ovviamente il direttore del titolo, una Sì. trasmissione molto interessante e mi permetto, dottore, di invitarla al nostro prossimo convegno che, pandemia superata, organizzeremo, oppure attraverso streaming un convegno che faremo al più presto. Grazie mille della sua partecipazione e della sua disponibilità. Gualtiero, fammi togliere una curiosità perché io sono molto curioso Ah, su quello che prego. ha detto il dottore. Dottore, si può racchiudere in questo incontro di 30 minuti che l'omeopatia è un ritorno alle origini? Dopo Dipende da quale origine. tanta chimica assunta, ritornare all'omeopatia è un po' anche fare un salto indietro carpiato, no? Guardi, anche al di là dell'omeopatia, io sono anche omeopata, quindi diciamo sfondo una porta aperta, però. In ogni caso, oltre all'omeopatia, il ritorno vero alle origini è il ritorno a una sana alimentazione, un sano stile di vita, cosa di cui non si parla mai assolutamente, perché si parla soltanto di farmaci, di vaccini e di tutto tranne che di modificare lo stile di vita. Unico, vero modo per poter incidere sulla salute e sulla malattia. Questo assume un'ulteriore importanza quanto curare il microbiota, no? Perché la flora intestinale, ovviamente, abbiamo scoperto da ultimi studi scientifici che è quasi un terzo cervello, no? Che se parte tutto da lì, se è buona e tenuta in condizioni ottimali, permette anche poi anche, un sistema immunitario maggiore, no? Migliore. Certamente, certamente. Il microbiota si modula soprattutto con una sana alimentazione, un sano stile di vita. Benissimo, guardi, io la ringrazio a titolo personale, ringrazio anche il professor Gualtiero Nicolini per questo approfondimento Volevo scientifico. solo dire, scusatemi, che tra 15 giorni, perché queste Sì. trasmissioni hanno una cadenza quindicinale, avremo come ospite il dottor Salcuni, dottor Matteo Salcuni, appunto per quanto riguarda la CCS Win, la sclerosi multipla e la PTA. Grazie ancora al dottore e al direttore del titolo. Benissimo, grazie, grazie ancora a tutti. Arrivederci e grazie a voi. Buona giornata.